Avendo chiarito che noi ci inganniamo nel nostro apparente credere che possa essere esistere il fare relativo, saremo costretti, dopo questa dinamica apparentemente fattiva, vista così fino alla morte, a vedere un'apparente dinamica disfattiva che sarà il purgatorio. Perché se alcune dinamiche fattive viste oggi ci hanno portato a gioire di cose cui non c'era molto da gioire, ma per colpa di un difetto di attribuzione tra il preferire il bene mio a quello altrui, e io avrò dato la preferenza al mio, togliendo ad altrui, quando vedendo il replay della vita, io vedrò che tutto quello che in apparenza ho tolto, che prima mi aveva fatto in un certo senso ingiustamente infelice, giustamente felice, ritorna a essere nuovamente degli altri e io perdo quello che avevo acquistato con gioia, e proverò la sofferenza per questa perdita. E questo sarà il purgatorio. Chiaramente io non avrò tutta la vita come un purgatorio, perché tutte le cose che ho già capito ora, io le ho capite in sostanza per essere stato in un punto equidistante tra gli opposti, come se pettinandomi io una parte di capigliatura fossi già riuscito a drizzarla. Poi incontro il nodo, se tiro ancora il nodo si stringe, avrò la necessità di pettinarmi nel senso inverso a quello con cui si è fatto il nodo. Quindi nel ritorno della vita noi passeremo istantaneamente solo di nodo in nodo, ma c'è la necessità di rivedere in senso inverso il nostro apparente divenire che ci ha provato gioia, per avere proprio quella giusta purga che ci faccia comprendere l'errore che avevamo fatto prima. Se avevamo gioito perché avevamo acquistato, ora proveremo l'inverso dispiacere per avere perso. E ci accorgeremo che il bene mio e il bene altrui, in un certo senso, hanno lo stesso diritto di esistere. Ecco, il purgatorio reale della vita sarà proprio l'esperienza della dinamica inversa a questa che crediamo di tipo fattivo. Sarà a molti, perché non saranno molti quelli che usciranno dalla vita con tutta la capigliatura, diciamo così, raddrizzata. Sarà un bene che si sciolgono i nodi che sono rimasti nel corso della vita, perché altrimenti ne usciremmo dalla vita non avendo ben digerito il giusto rapporto che bisogna avere in relazione al bene proprio messo in relazione al bene altrui.